Spirito di Dio, scendusi di noi, anche questa sera dacci la tua luce e dacci la buona volontà dell'ascolto. Anche questa sera piega la nostra cervice. Oggi se ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori. O Spirito di Dio, vieni, vienici di noi e noi ti attendiamo. Rabbi, dove abiti? Abbiamo visto la risposta. Abito nel tuo cuore. Voglio venire in casa tua. Aprimi la porta, perché voglio portare la salvezza. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Dove abita Gesù c'è la salvezza, c'è la gioia. Il peccato viene tolto, c'è la vita, siamo restituiti nella nostra dignità di figli di Abramo. E allora ecco che dobbiamo scendere dall'albero come Zaccheo per ricevere Gesù in casa nostra. E dobbiamo entrare dentro il nostro cuore perché egli bussa. È là dentro il nostro cuore che noi lo vedremo, noi lo sentiremo, noi sapremo che egli è il Signore, il mio Signore. Maestro, dove abiti? L'abbiamo visto ieri sera. Io abito nella chiesa, dove insegno ancora, dove la mia parola diventa vita. Io abito nella chiesa dove ancora ti santifico con i miei sacramenti. Rinnovo il tuo battesimo tenuto col mio corpo e col mio sangue. Io sono nella mia chiesa, dove ti guido mediante il mio spirito. Sono nella tua comunità, nella piccola chiesa dove ti ho collocato, perché tu cresca, diventi grande davanti ai miei occhi. Tu che sei un prodigio davanti ai miei occhi, tu che sei scritto nell'albo dei primogeniti di Dio, è là che il mio spirito, nella tua comunità, ti illumina, ti guida, mette la preghiera del Figlio sulle tue labbra, ti comunica la vita del Figlio e ti fa gridare Abba Padre. È Lui che ti illumina gli occhi e ti fa riconoscere nei tuoi fratelli i generati dall'unico generante e accende nel tuo cuore l'amore. È là che il mio spirito ti illumina gli occhi e ti fa vedere in ogni sofferente colui che soffre in tutti gli uomini. Ti fa cogliere la tua presenza in tutti i tuoi fratelli che vengono a chiedere aiuto. È là che io mi trovo. Maestro, dove abiti? Questa sera ti do una terza risposta.
io abito in cielo. Te l'ho detto in Giovanni. Non vi lascerò orfano. Io me ne devo andare. Io vado avanti. Vado avanti per prepararvi un posto. Perché là dove sono io, siate anche voi. Gesù già è là. Quando è qua, con gli apostoli, è sempre là. Dove sono io, tuttora, là siate un giorno anche voi. Il Verbo di Dio, proprio come Verbo di Dio, resta sempre nel grembo del Padre. Come detto in Giovanni, proprio alla fine del prologo, Giovanni dice: il Verbo che è nel grembo del Padre, egli ci ha detto queste cose, ci ha dato queste cose. Per cui il Verbo rimane sempre nel grembo del Padre. Perché rimane sempre nel grembo del Padre? Perché il Padre continuamente rigenera. Noi, una volta nati sulla terra, continuiamo la nostra vita autonoma. La mamma ci ha generati, ci ha messo al mondo, poi noi viviamo per conto nostro della vita che la mamma ci ha dato. Non rimaniamo nel grembo della mamma. Non è così del Verbo. Il Verbo continuamente viene generato dal Padre. Continuamente il Padre è Padre, il generante è generato, è generante, e il generato è generato. Così anche per noi, che siamo continuamente generati da Dio. Ed è per questo che mentre siamo generati da Dio, in quel momento non pecchiamo, siamo impeccabili. Comunque il Verbo, come Verbo, è sempre nel grembo del Padre. Ma come Verbo incarnato, che ha compiuto la sua missione qua giù, è assiso alla destra di Dio. Egli ascese al cielo e siede alla destra di Dio, ed è là da venire a giudicare i vivi e i morti. Uomini di Galilea, che state a guardare quel Gesù che avete visto salire in alto, siede alla destra di Dio. Verrà un giorno, nell'ultimo giorno, a giudicare. Voi andate intanto a Gerusalemme, secondo quanto egli vi ha detto, e attendete che si compia la promessa, quella che vi ha detto, la promessa dello Spirito, perché egli attraverso il suo Spirito sarà sempre con voi. Aveva detto: andate in tutto il mondo, predicate a tutte le creature, io sarò con voi sino alla consumazione del mondo. Però egli ci attende là dove si è assiso alla destra del Padre, come Verbo incarnato, egli ha aperto le porte del Paradiso. L'umana natura, l'uomo, non più il Verbo, l'uomo si è assiso alla destra di Dio. Per noi sono state aperte le porte del Paradiso celeste, dell'Eden celeste.
Le porte dell'Eden terrestre si sono chiuse all'uomo peccatore, ma il Verbo di Dio, incarnandosi e ascendendo al cielo dopo aver consumato la sua missione, ha aperto per l'uomo le porte dell'Eden celeste, un Eden più grande, più bello ed eterno dell'Eden terrestre. Ed è là che debbono essere fissi i nostri occhi, dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi. Se Cristo è risorto, se Cristo è assiso alla destra del Padre, cercate le cose di lassù, non più le cose di qua giù. Cercate le cose di lassù, dove è Cristo che siede alla destra del Padre e dove vi attende. Non cercate più le cose di qua giù. E allora ecco, fratelli e sorelle, una parola sulla dimensione escatologica della nostra vita cristiana. Dove tu ti trovi a Gesù, mi trovo in cielo, là io ti attendo. Sono con te nel cammino della terra, ma ti attendo in cielo. Dove sono io, deve essere anche tu. È quell'ora il cammino che Cristo ci segna in questa vita. E adesso, fratelli e sorelle, bisogna mettere molta attenzione perché non sbagliamo strada. Gesù ci attende nel grembo del Padre. E dobbiamo raggiungerlo. E allora la prima cosa che noi dobbiamo fare è questa: guardare sempre in alto. San Bonaventura ha una parola molto bella: sursum actio, cioè agire sursum, all'insù. E ci dà questa figura. L'uomo della terra è recurvus. Recurvus. Il cristiano è erectus. Non è più curvo sulla terra, ma è eretto. Ma già qualche cosa c'è nella stessa nostra natura. Perché l'uomo è fatto per camminare dritto, per guardare in alto, guardare oltre gli orizzonti terreni, guardare il sole, guardare le stelle, guardare il cielo. Così anche la nostra vita cristiana. Ricordiamo sempre bene quella antifona o quel ritornello dopo la consacrazione del calice. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. Il cristiano vero è il cristiano in attesa, sorretto dalla speranza. La speranza è la virtù del cristiano, perché la speranza che già possiede la caparra del futuro, perché è già da questo mondo. Questa speranza si proietta verso il non ancora.
ben non ancora è radicato nel già, perché è una speranza che è fondata nella fede, radicata in Dio che abbiamo dentro di noi, nello Spirito che ci è stato donato, il quale Spirito ritorna sempre nel grembo del Padre. Di là è venuto a noi e là ritorna, come la colomba. Perché lo Spirito è raffigurato della colomba? Perché la colomba ritorna al nido, al suo nido. Lo Spirito ritorna là, di dove è partito. Un colombo viaggiatore va e ritorna appunto di dove è partito. E noi nello Spirito siamo ricondotti nel grembo del Padre, dove Cristo ci attende. Ecco allora la dimensione escatologica della nostra vita. Non perdiamo la visuale, non perdiamo il traguardo, perché è il traguardo che segna la rotta. Il traguardo davanti ai nostri occhi è la rotta che dobbiamo tenere per raggiungere quel traguardo, come la bussola che disegna il cammino, come quando uno è sperduto nella notte e guarda la stella polare e sa la stella polare a nord. Così anche noi, fratelli e sorelle, non dobbiamo perdere il traguardo che è il cielo, dove Cristo ci attende. E allora tutta la nostra vita acquista un altro spessore. Ricordate il testo bellissimo che vogliamo leggere? C'è qualcuno che vuole leggere? Leggi. Corinti 7. L'atteggiamento del cristiano. Oppure possiamo anche leggere Ebrei 12. Leggiamo così Corinti 7. Vi dico, fratelli, il tempo ormai si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. Coloro che piangono come se non piangessero, e quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno. Perché passa la scena di questo mondo, io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Passa la scena di questo mondo. E allora vivere come qui dice l'Apostolo. Chi compra come se non comprasse. Chi è sposato con la moglie come se non fosse sposato. Cosa vuol dire l'Apostolo? Non attaccarci alle cose di questo mondo. Vivere per l'aldilà. Non abbiamo qui, dice l'Apostolo altrove, una città dove abitare. Cerchiamo noi una città futura. Voi qui siete ospiti e stranieri. Siete pellegrini in questo mondo. Abbiamo perduto il senso del pellegrinaggio da tanto tempo, da quando da nomadi che eravamo nell'Esodo siamo diventati cittadini di questo mondo e abbiamo abitato le nostre città. Sapete, Caino,
nelle scritture è presentato colui che fece la prima città degli uomini. Fissò la sua dimora sulla terra, si attaccò alla terra. È il simbolo, i cainiti, gli abitanti che si chiusero, non più nomadi, in una città dentro le mura. Noi abbiamo perduto il senso del pellegrinaggio, che recuperiamo quando qualche volta ci mettiamo in pellegrinaggio e non gustiamo il senso del pellegrinaggio. I nostri pellegrinaggi sono gita, sono avventure. Se noi vivessimo bene i nostri pellegrinaggi, comprenderemmo questa dimensione dell'essere pellegrini in questo mondo. Chi è pellegrino in una città straniera non si ferma, non si attacca, non stabilisce rapporti stabili, ma rapporti transitori. Sa che è pellegrino, ospite, per qualche momento, della città terrena, ma la sua patria è un'altra, quella del cielo. Non dimentichiamo la nostra tessera, dove è scritto tale dei tali, nome del battesimo, cittadinanza celeste, cittadino del cielo. Familiare di Dio, principe di casa reale, perché siamo principi nella casa del Padre, perché siamo figli di Dio. Questa è la nostra tessera, la nostra identità. Non siamo terreni, siamo terreni per una condizione temporanea. Ma la nostra vera patria è quella del cielo. Di là siamo venuti e da dobbiamo ritornare. E allora chi è pellegrino e sente la nostalgia della patria quando si avvicina alla meta, gioisce, non intristisce. Perché sa di ritornare in famiglia, nella casa sua, dove il padre l'attende, dove la madre l'attende, dove i fratelli l'attendono, dove c'è la gioia e la pace, dove si beve il vino nuovo, dove c'è la felicità. E allora la nostra vita si colora, ha un altro sapore. E le pene della vita diventano gioia per noi, perché è attraverso la pena che noi camminiamo verso la patria. Lo diceva Gesù, la via stretta, non la via larga. La via larga non porta là sopra, ma è la via stretta che porta là sopra. E la via stretta è quella seminata dai dolori, dalle sofferenze, dalle tribolazioni, la via di Gesù, la via della santificazione, la santità, la via delle beatitudini. Un giorno Gesù salì sulla montagna. Una grande folla, dice l'Evangelista, sia l'Evangelista Matteo, sia l'Evangelista Luca, lo aveva seguito dalla Galilea, dalla Giudea
della Decapoli e da oltre il Giordano, una folla immensa. Però Gesù si staccò e con i discepoli salì sulla montagna e gli dettò il codice, la carta fondamentale, la carta magna del nuovo regno di Dio. E incominciò a dire, segnando il cammino, l'ottuplice sentiero, cioè la via a 8 corsie, piccole, anguste, ma 8 corsie. La via tracciata da lui, la via santa, la via che già risplende in lui, che è la via che conduce al Padre. Io sono la via. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i perseguitati, perché di essi è il regno dei cieli. Il regno dei cieli è in tutti questi beati, che sono già beati qui, perché credono nella promessa di Dio che non mentisce, il bene è il futuro, ma la beatitudine già incomincia qui. E noi la vediamo dipinta sul volto di Cristo, perché il povero è Gesù, il povero. Nacque povero, visse più povero, morì poverissimamente, sospeso tra cielo e terra. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, vende tutti i suoi averi e mi segua. Gesù il povero di spirito, colui che è distaccato dalle cose terrene, colui che è rectus, colui che è libero da tutte le catene che schiavizzano. L'uomo della terra non è libero, è schiavo. È schiavo e ricco soltanto di catene. Ma Gesù è l'uomo libero, non ha catene, ed è beato. La beatitudine rifugia nei suoi occhi. Dice bene il Catechismo della Chiesa Cattolica che le beatitudini dipingono il volto di Gesù. Gesù, afflitto, porta tutte le afflizioni degli uomini, non ha bellezza, non ha apparenza, non l'abbiamo visto, come uno davanti a cui ci si copre la faccia per non vederlo. Egli porta tutti i dolori del mondo, tutte le ferite, però
quello che è un castigo per lui, per noi è salvezza. E il volto di Gesù, lecce uomo, ecco l'uomo, l'uomo vero è Cristo, che attraversa tutte le afflizioni del mondo, è beato, perché sa che attraversa le afflizioni egli raggiunge la gloria, attraversa la croce raggiunge la gloria. Ed è luce per noi, perché nell'associarci a Lui, nel seguire Lui, noi ritroviamo la felicità, noi troviamo la via del cielo. Beati i miti, imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Chi è mite possiede il mondo, perché possiede se stesso. Chi è mite eredita la terra promessa. La terra promessa è il cielo, dove scorre latte e miele. Gesù mite ed umile di cuore, illumina l'uomo che si rende mito, che è come un agnello mansueto che non bela davanti agli uomini che lo percuotono e lo uccidono. Ma quell'agnello diventa poi un agnello dritto nel trono davanti al Padre. Gesù mite, agnello immolato, diventa per noi emblema di beatitudine. Via verso la beatitudine. Beati puri di cuore perché vedranno Dio, avere gli occhi di Gesù. Gesù vedeva sempre Dio suo Padre, aveva gli occhi puri, non inquinati. Beato chi è puro di cuore. Il testo dice entecardia, puro nel cuore, pure dentro il cuore. I suoi occhi vedono Dio, lo vedono già. E lo vedranno nella beatitudine. Beati perseguitati. Per causa della giustizia, per causa del Vangelo, perché di essi è il regno dei cieli. E allora tutte le persecuzioni che subiamo, tutte le oppressioni, tutte le angherie degli uomini non ci fanno paura, perché la nostra vita non è qua giù, la nostra vita è lassù, ed è attraverso le angustie e le persecuzioni che noi giungiamo là dove Cristo ci attende, e già siamo beati qui, nella speranza di raggiungerlo, nella certezza di raggiungerlo, se camminiamo per questa via che è Lui. E allora, fratelli e sorelle, ecco la via delle beatitudini, che è la via che porta al cielo. Là Cristo ci attende, e là dobbiamo andare. E allora, fratelli e sorelle, tutte le guerre che succedono qui in mezzo a noi, tutte le liti, perché litighiamo? Perché guerreggiamo? Per un possesso di una zolla? Di un pezzo di terra? Ma vale proprio la pena? Chi ha la visione del cielo
non si mette a litigare, non si mette a contendere, non si mette a sparlare, non si mette qui a destra e a sinistra con questo, con quello, ma guarda in alto, guarda Gesù che lo attende, guarda il cielo, non ha tempo di girare lo sguardo a destra e a sinistra, ascolta la voce di colui che dice vieni, 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 e risponde vengo, la tua sposa ti attende, vengo, il mio spirito è pronto, non ha tempo di ascoltare, non ha tempo di vedere, perché vive la sursumazio, cioè agisce all'insù, vedi all'insù, cammina all'insù. Io mi fermo qui perché dovremmo fare il rito di riconciliazione, così breve. Ma vorrei insistere su questo punto, di dare un sapore nuovo alla nostra vita, alla nostra vita individuale e alla nostra vita sociale, alla nostra vita qui, come gruppo. Siamo un gruppo di preghiera, si cammina lodando nel grande viaggio, si cammina cantando verso la patria celeste, e tutto quello che succede qui tra gli uomini ci interessa poco. Sì, siamo chiamati a costruire la città terrena, a riorientare verso Dio tutte le realtà terrene, perché per questo ci è stato dato il bonus regale di Cristo. Però non possiamo legarci a questo mondo. Ribadiamo sempre a tutti quelli che incontriamo i valori intramontabili, ineludibili, della vera vita, che è quella di Dio. E insegniamo agli uomini a fare lo stesso. Siamo uomini di speranza. Guardate, viviamo in un'epoca in cui quasi sono perdute le speranze. L'uomo di oggi non spera più, per questo è disperato. Ed è la disperazione che lo fa cercare a destra e a sinistra, a cercare il pane e a cercare l'acqua, ma non la troverà, non può trovarla, perché l'acqua che cerca e il pane che cerca, soltanto uno può darlo, Dio. E noi dobbiamo dirlo questo agli uomini, ai nostri fratelli. Dobbiamo comunicarcelo tra di noi quasi quando siamo in difficoltà, per dire non è il caso che ci affanniamo. Viviamo del poco, come gli uccelli, come i fiori. Il Padre ci dà tutto. La vita è breve. Non affanniamoci, ci dice Gesù. Basta il peso di ogni giorno. Ogni giorno è il suo peso. Il guaio vostro, dice Gesù, è che accumulate in una sola giornata i pesi di ieri e i pesi di domani. Ogni giorno il suo peso, altrimenti sarete schiacciati. Non mi vedo del passato, non anticipate il futuro, ma vivete la giornata, contentatevi di quelle che il buon Dio vi dà.
siate sicuri che non mi mancherà il pane, il vestito, come non manca il pane agli uccelli, il vestito ai fiori. Cercate piuttosto il regno dei cieli e la sua giustizia. Siate buoni, siate santi, il resto vi sarà dato in soprappiù. Quello è un soprappiù, ma l'essenziale è un altro. L'essenziale è un altro, Dio, la giustizia del regno, questo è l'essenziale, il pane, il vino, il vestito, il denaro, sono un soprappiù, tanto per campare, alla giornata, ma non abbiamo qui una stabile dimora. Viviamo la giornata, perché noi siamo cittadini del cielo. Là, Cristo ci attende. Questo è il senso che dobbiamo dare alla nostra vita. Non affanniamoci. Noi siamo degli affannati. Tutti gli uomini che incontriamo sono affannati. Quando usciamo, tutti gli automobili che girano a destra, a sinistra, chi guida qua, chi vuole arrivare presto, tutti in affanno per arrivare. Non ho tempo. Tutti affannati. Perché cosa? Per niente. Fanfaluche. Noi andiamo annaspando a destra, a sinistra, dietro le ombre, e dimentichiamo la realtà che è Dio. Non affanniamoci dietro le ombre. Camminiamo nella via giusta che è Cristo, perché in quella via c'è la verità e c'è la vita. Gesù stesso che è via e verità e vita. E allora, fratelli e sorelle, diamo il senso vero alla nostra giornata terrena, perché è una giornata, viviamola bene e camminiamo cantando, lodando Dio e amandoci tra di noi, perché questo è il precetto di Dio. Tonti, si dice ora, si dice Signore, imbecilli, scemi, vi ho detto di lodarmi e di amarvi tra di voi. Che vi costa cantare e amare? Vedo cose più belle che ci sono. Amatevi e cantate al vostro Dio che vi ha dato l'amore. Tonti, imbecilli, che vi affannate in 100 cose dedicate tra di voi. Amatevi e cantate, e già da questo mondo siete beati. Camminate verso la patria celeste, dove io vi attendo per rendervi eternamente felici.